Allora, eri indecisa fino a qualche minuto fa su Twitter, ti ho visto scrivere, parliamo di cingoli o parliamo di fermo, alla fine parliamo di? Di cingoli. Vai, vada per cingoli. Allora, andiamo a cingoli che moltissimi di voi conosceranno come il balcone delle Marche. Insomma, soprannominato così perché da un punto particolare della città si ha una visuale pazzesca sulle colline marchigiane che scendono fino al mare, fino a scorgere appunto il Monte Conero. Quindi è, diciamo, per questo giustamente denominata Balcone delle Marche. Cingoli non è solo questo, è tantissimo. Io l'ho scoperta, diciamo, più approfonditamente poco tempo fa, grazie a un Insta Walk che abbiamo organizzato con la community di Just Macerata. E devo dire che è stata una sorpresa piacevolissima, perché non pensavo che in un borgo così piccolo ci fossero custoditi tantissime cose interessanti e di valore. Elencarli tutti sarebbe veramente difficile, quindi mi sono, diciamo, voluta concentrare su uno dei luoghi che più mi ha colpito, che è la chiesa di San Domenico. Allora, la chiesa di San Domenico contiene al suo interno dei veri e propri tesori, e primo tra tutti, o perlomeno quello che spicca più all'occhio del visitatore, è sicuramente il quadro di Lorenzo Lotto, Madonna del Rosario Santi. Allora, questo quadro, diciamo che è stato importantissimo per la chiesa di San Domenico, visto che comunque sia ha coinciso anche con dei cambiamenti architettonici che sono avvenuti intorno al 1500. Infatti la chiesa è stata costruita precedentemente, ma diciamo che l'aspetto che ora abbiamo attuale deriva appunto da questi cambiamenti che sono stati fatti più o meno nel 1500. Infatti risale a quel momento il posizionamento della grande tela di Lorenzo Lotto, che fu proprio terminato dal pittore veneziano nel 1539, e questa tela merita sicuramente un piccolissimo approfondimento, piccolo perché io non sono laureata in storia dell'arte o cose del genere, però dalla visita guidata che abbiamo avuto il piacere di fare quel giorno è uscita fuori qualche curiosità che penso sia utile sottolineare. Il quadro è un esempio di come i cosiddetti misteri, 15 misteri del culto mariano del Rosario, vengono inseriti all'interno del quadro. Infatti solitamente venivano posizionati in maniera un po' defilata rispetto al soggetto principale, invece in questo caso diventano proprio un'opera nell'opera. Infatti i 15 medaglioni che raffigurano appunto i 15 misteri del culto mariano sono ben visibili, hanno un'importanza che colpisce subito l'osservatore, perché sono posizionati sopra quello che è il soggetto principale, che è appunto la Madonna con il bambino. Questi, diciamo, che sono, è una piccola, diciamo, curiosità, ecco, che può essere raccontata da una profana, diciamo, in questo caso come me, ma grande. Però, appassionata, profana, ma sì, grande, sì, appassionata, sì assolutamente. Però insomma, ecco, io quello che consiglio è, quando si vanno a visitare questi posti, è sicuramente di affidarsi, ecco, ad una guida. In questo caso la guida del comune di Cingoli è stato veramente bravissimo a farci scoprire tutte le meraviglie di questo paese. Ma la chiesa di San Domenico non conserva solamente il quadro di Lorenzo Lotto, ma ne conserva tantissimi altri che sono altrettanto interessanti ed importanti. Uno tra tutti, che è, diciamo, molto anche curioso perché va osservato con calma e con attenzione, è l'affresco della Madonna della Misericordia del cesarese Bellinzoni. Perché? Perché se osservate attentamente questo affresco, noterete come la parte destra e sinistra del bambino, di Gesù Bambino, che è raffigurato appunto nell'affresco, sono completamente asimmetrici. Questo perché molto probabilmente, da una, diciamo, veloce elaborazione, è perché appunto la differenza tra destra e sinistra, come sappiamo, è la differenza insomma tra il bene e il male. Ma oltre a questo ci sono anche tante altre curiosità all'interno dell'affresco che vale sicuramente la pena di soffermarsi a
insomma, con attenzione e a studiarlo, studiarlo meglio. Come detto, altri quadri importanti e comunque sia opere interessanti sono disposte nella chiesa. Ad esempio sopra il portale d'ingresso c'è il San Vincenzo Ferrer di Ciamparoni, oppure c'è un altro frammento di un affresco che è stato scoperto successivamente, che è la Crocifissione dei fratelli Salimbeni, che sono di San Severino. Insomma, tantissime cose, tantissimi aspetti interessanti in un'unica chiesa, che ha singoli, peraltro molti sanno che ci sono 18 chiese in un piccolo paese come singoli, che sono le 18 rimanenti delle 24 originarie, insomma, che nei secoli sono state costruite. A Cingoli altre cose da vedere che posso consigliarvi sono sicuramente Palazzo Castiglioni, la chiesa di Santo Superanzio, la chiesa di Santi Misconieri, la chiesa di Santa Maria Assunta, come vedete moltissime chiese. Sì, parecchie. Quindi insomma tante cose interessanti per scoprire anche questo piccolo borgo. Quindi, scusami. No, dimmi Chiara, dimmi, scusa. No, dicevo che oltre insomma a queste bellezze architettoniche e artistiche ci sono, c'è anche in estate una cosa a cui ho assistito lo scorso anno, il festival delle mongolfiere. Infatti se d'estate più o meno verso fine giugno e inizio di luglio c'è sempre questo festival che è praticamente un raduno di mongolfiere, e queste mongolfiere partono proprio da sotto il balcone delle Marche, quindi se vi posizionate lì avrete tutto lo spettacolo davanti a voi. E partono insomma dei giri, se si vuole, che più temerario può anche salire insomma sulle mongolfiere e arrivare, fare un giro che arriva insomma fino al Monte Conero, quindi un'altra bella occasione di appunto di visitare i singoli anche in estate. Non male, direi. Oggi ci hai portato alla scoperta di Cingoli, tanto vicino ma tanto lontano, perché lo conosciamo ben poco. Anche questa iniziativa che ci segnalavi per la prossima estate era qualcosa che io personalmente non sapevo, e credo come me tanti altri ascoltatori che sono in questo momento sintonizzati con noi. Festival delle mongolfiere, ci andrete quest'anno con gli Instagrammers, scommetto? Ma guarda, io penso di sì, anche perché è veramente suggestivo. Sul blog c'è qualche foto della scorsa edizione, e è veramente veramente carino, quindi io lo consiglio assolutamente. Poi d'estate magari in una giornata un po' afosa, a Cingoli si sta sempre bene. Bene, bene. Il clima è perfetto. Allora Chiara, io ti saluto con il nostro spazio, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo però ricordo a tutti che voi, tu, Luca, Nadia, Ilaria e Simona sarete ospiti da noi il prossimo sabato, quindi ci vediamo fisicamente qui in studio. Esatto, ci vediamo sabato. Ciao Chiara, grazie. Perfetto, grazie a te, ciao.